cosa deve essere rispettosa dei diritti e non ledere i diritti degli altri, come purtroppo in questi giorni vediamo fare. Quindi i laboratori che i nostri bambini hanno fatto a partire da novembre di quest'anno e che si concluderanno con questa manifestazione sono stati finalizzati proprio ad insegnare ai nostri bambini che bisogna sempre difendere i propri e gli altrui diritti, ma la protesta deve essere costruttiva e non limitativa dei diritti degli altri. Lo hanno fatto studiando la storia di grandi persone che si sono battuti per l'uguaglianza e la libertà, come Gandhi, Martin Luther King, Malala, Rosa Parks. Sono persone che nella storia, in modo silenzioso, hanno cambiato quella che sono i diritti degli altri. Quindi, anche se viviamo in una nazione che per fortuna i nostri diritti sono garantiti anche a livello costituzionale, ci sono altri paesi in cui questo non accade e noi, grazie anche con i metodi che ci sta insegnando Amnesty, possiamo fare la nostra parte per far guadagnare dei diritti a chi in questo momento non ce l'ha.